Hola Iero, bentornato su questo canale e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Alessandro Del Saggio, cofondatore della community Investiro e di Klaviyo. Tra l'altro, se non sei ancora nella nostra community Investiro, qua sotto troverai il link per accedere. In questo video di che cosa parliamo? Parliamo di inflazione, quello che ormai è un po' considerato l'elefante nella stanza, quindi quell'aspetto che spaventa tanto gli investitori ma di cui nessuno vuole parlare. E lo vediamo proprio in questo video tramite 7 consigli pratici per come difenderci dall'inflazione. Ma partiamo dalle basi, vediamo prima che cos'è effettivamente l'inflazione, questo nemico subdolo che va ad intaccare i nostri risparmi e lo fa proprio appunto in maniera subdola perché senza che ce ne rendiamo conto e che non ci sembri effettivamente una perdita, ma lo è a tutti gli effetti. L'inflazione infatti è la perdita del potere d'acquisto, oppure l'aumento dei prezzi costante che ci porta a poter acquistare con lo stesso importo sempre meno e quindi se noi non accresciamo, non facciamo crescere il nostro importo, il nostro patrimonio, ogni anno difatti con quei beni, con quel capitale ci compriamo sempre meno, che possa essere beni di prima necessità, seconda necessità e via discorrendo, però questo è un problema. Facciamo un esempio pratico, come si può vedere l'inflazione proprio nel pratico giorno per giorno, 20 anni fa, cioè proprio magari la foto, ora ce la metto qui da qualche parte, con 50 euro, con 50.000 lire ci compravi, ci riempivi il carrello, ecco oggi ci compri 4-5 cose. Quella è l'inflazione, l'aumento dei prezzi, questa è l'inflazione reale, l'aumento dei prezzi, però il potere d'acquisto appunto perde di importanza e i nostri capitali valgono sempre meno e questo è un problema. Pensa che in questo momento specifico l'inflazione in base ai paesi è tra un 3 e un 7%, vuol dire che se noi facciamo la media al 5% per questo video per comodità, abbiamo 100.000 euro sul conto corrente. Ogni anno, fin tanto che l'inflazione rimane al 5%, noi stiamo perdendo senza accorgercene 5.000 euro, più di 400 euro al mese, che sono cifre folli, sono cifre importantissime e quindi bisogna fare qualcosa e questo sta allarmando molti investitori che dicono: Dio, 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 l'inflazione, cosa posso fare? Non voglio perdere i miei soldi, non voglio perdere il mio potere d'acquisto, perché di anno in anno questa cosa aumenta, continua e noi ci troviamo a poter comprare sempre meno, ad avere sempre maggiori difficoltà, almeno che non prendiamo effettivamente delle precauzioni e in questo video parleremo proprio di questo. Quindi, 7 consigli pratici per difendersi dall'inflazione e aumentare magari un po' quello che possono essere i propri redditi. Consiglio numero 1, questo è un consiglio estremamente controintuitivo perché va un po' contro tutto quello che abbiamo detto, non investire a tutti i costi. Ma come non investire a tutti i costi, Ale? Magari qualcuno di voi mi potrà dire. Mi ha detto che se non investo i miei soldi, se non produco dei dividendi, li sto perdendo, mi dice di investirli. Sì, perché comunque è meglio, facciamo un passo avanti, controintuitivo, ripeto, perdere il 5% in maniera sicura che perdere il 100% perché stiamo investendo a tutti i costi. E questo è un problema molto importante, che, accade proprio in momenti di inflazione, dove tutti gli investimenti, dove tanti investitori, soprattutto magari chi è alle prime armi e si fa prendere un po' più emotivamente da questa situazione economica, tende ad investire a tutti i costi e a investire anche magari su opportunità che non sono così interessanti, che poi però portano a perdere soldi. Investire in cose perché si ha fretta non è mai una buona ragione, non è mai una buona consigliera la fretta. E quindi non investire a tutti i costi. Importante investire sì, e anche in questo video vedremo dei suggerimenti di come poter investire in momenti di inflazione, ma non essere obbligati, non sentirsi forzati ad investire. Non fare degli investimenti che in periodi di non inflazione comunque non si sarebbero fatti, sarebbero tutti i soldi fermi. La logica è di rimanere sempre la stessa, con un occhio di riguardo sia alla situazione, però non dobbiamo fare passi azzardati perché comunque la regola numero uno rimane sempre quella di preservare il proprio capitale e in più se noi manteniamo effettivamente liquidità sui conti correnti, chiaramente non tutta ma una parte comunque di liquidità senza investire tutto, abbiamo l'opportunità in periodo di inflazione di comprare quando si presentano proprio i momenti migliori perché spesso momenti di inflazione portano a maggior volatilità sui mercati.
qualunque esso sia, quindi a prescindere da che mercato stiamo guardando, pensiamo le borse mondiali per comodità, ecco, periodi di inflazione portano maggiori incertezze, quindi maggiori momenti di volatilità, e se io in quel momento ho liquidità posso approfittare di quei crolli per entrare nella situazione migliore in assoluto e quindi far fruttare meglio i miei investimenti piuttosto che subire quella perdita magari di breve periodo. Ecco, la liquidità è sempre importante anche per cogliere altre opportunità immobiliari, di investimenti, di aziende, via discorrendo. Quindi quando ci sono comunque queste situazioni di paura, incertezza, che è quello che porta alla volatilità, tenere liquidità, abbiamo una perdita certa di potere d'acquisto, ma stiamo di fatti, dobbiamo fare questo ragionamento secondo me mentale, investendo il fatto che stiamo subendo quella perdita, cioè dobbiamo considerarlo un investimento per cogliere le opportunità maggiori. E quindi secondo me è molto pratico. Allora, non so se ho fatto un po' confusione con questo ragionamento, ma io lo vedo proprio un investimento, perché sto investendo il fatto che perderò il 5% di quella liquidità, a fronte di cosa? Di avere la possibilità di cogliere opportunità migliori. E questo ragionamento magari qualcuno potrà dire: ah ok, allora così lo sento un po' meno pesante. E questo è il primo suggerimento, quindi sì, liquidità, non investimenti affrettati. Secondo suggerimento: può capitare in momenti di inflazione, incertezza dei mercati, che anche alcune valute iniziano a indebolirsi in maniera molto più importante, e quindi il suggerimento è: se si è molto liquidi, dovuti appunto al punto numero uno, perché magari si ha un patrimonio importante, pensiamo a patrimoni milionari, e quindi anche tenere fermo un 10, 15, 20% significa comunque avere 100, 200, 300 mila euro fermi, ecco, un suggerimento può essere quello di diversificare la liquidità su valute forti, quindi euro, dollaro, GBP, franco e via discorrendo, per riuscire un po' ad ammortizzare se una di queste valute dovesse iniziare effettivamente a diventare molto più debole rispetto alle altre. Quindi questo è un altro suggerimento importante per difendersi in questi momenti di inflazione, incertezza e pericolo che comunque stiamo vivendo. Consiglio numero 3, in questo caso un po' più personale, soggettivo, è occhio alle materie prime, perché nei momenti di inflazione le materie prime possono portare delle opportunità interessanti, cioè investire in materie prime anche a livello finanziario, soprattutto a livello finanziario, che si rivalutano, può essere un buon investimento per bilanciare un po' il proprio portafoglio diversificando su un asset class, ma anche ottenere profitti spesso maggiori di quello che si possono ottenere in altri settori. Quindi abbiamo parlato anche in dove investire nel 2022, ecco, noi in portafoglio abbiamo messo una bella fetta di materie prime a 360 gradi, quindi materie prime nel campo minerario, quindi pensiamo oro, argento, pensiamo materie prime nel campo energetico, quindi petrolio, gas naturale e via discorrendo, e anche materie prime in ambito alimentare, quindi mais e chi più ne ha più ne metta. Quindi un po' tutte le materie prime, ci sono per esempio degli ETF che permettono di investire su tutte queste commodity, su tutte queste materie prime, e fare un po' la media poi per averle in portafoglio e investire esponendosi a questo settore. Secondo me è un settore molto interessante, comunque momenti di inflazione portano all'aumento di questi prezzi, quindi seguendo poi tutta la catena fino al prezzo primario, appunto la materia prima, ma poi anche perché le materie prime, quando iniziano effettivamente un po' di un momento di crescita, per come proprio è strutturato il mercato, le futures e via discorrendo, tendono a fare dei super cicli, e quindi non una fiammatina e poi una decrescita, ma una fiammata che porta poi una crescita, un inizio di un ciclo pluriennale. Abbiamo visto infatti una crescita delle materie prime nel 2021 importante, ecco, per me questa potrebbe continuare anche nel 2022-2023, perciò io sono esposto comunque con felicità in questo momento in cui registro questo video, perché abbiamo avuto per le materie prime una partenza d'anno rispetto alle borse mondiali molto 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 interessante, e quindi per me rimane una diversificazione interessante, comunque da valutare, tenere d'occhio. Poi ognuno potrà fare ragionamenti se è interessante per il proprio portafoglio oppure no, però quantomeno è un settore da cui non possiamo quantomeno esimerci da tenere d'occhio, da dare un'occhiata.
Punto numero 4, prediligi portafogli evergreen. Sembra un paradosso perché in momenti anche qua di volatilità dove c'è incertezza, che cosa accade? Che le politiche economiche possono essere molto più dinamiche, molto più veloci, possono cambiare molto più rapidamente e quindi gli scenari effettivamente di investimento possono cambiare più rapidamente. Un investitore magari alle prime armi può dire ok, ma se le cose cambiano veloci io devo essere veloce a cambiare i miei portafogli e quindi devo continuare a comprare, vendere, no. Quello che è la nostra filosofia è esattamente l'opposto, che poi se ci pensi le cose che funzionano sono spesso controintuitive e qua ci riporta al fatto che appunto il 90% dei traders, degli investitori tende a perdere soldi, più dei traders, però perché si comporta in questo modo, segue la massa, si fa prendere dalle emozioni, anche molti investitori si fa prendere dalle emozioni, compra i massimi, vendono i minimi, paura, euforia, ok oddio la Fed ha detto questo, cambio subito il mio portafoglio, però appena l'ha detto è già stato scontato, perdo, quindi torno, insomma un casino, perché si tende a fare over trading, over operatività, si tende a muovere troppi portafogli. Quello che invece faccio io, comunque facciamo noi con il nostro team, è il contrario, ovvero quando aumentano i periodi di incertezza tocchiamo meno il portafoglio, prediligiamo portafogli evergreen. Evergreen cosa si intende? Portafogli che anche se all'interno dell'anno dovessero cambiare le politiche economiche in maniera drastica, avendo un portafoglio ben bilanciato tra azionario, obbligazionario, materie prime e via discorrendo, il nostro portafoglio comunque è bilanciato, stabile, quindi sì, non sovraperformerà se potenzialmente, se le cose vanno in maniera straordinaria, perché magari comprare un ETF solo ci portava a fare più profitti, ma a livello di rapporto rischio-rendimento è il portafoglio più interessante perché va a diminuire, a nostro avviso, la volatilità e poi comunque ci fa anche dannare un po' meno, dobbiamo stare tutto il giorno dietro le notizie, dietro alle cose, ma abbiamo un portafoglio evergreen. Ecco, nei momenti di incertezza secondo me è meglio tenere le mani un po' legate e guardare, osservare, non fare troppi cambi, uno o due cambi all'anno al massimo e poi lasciar correre. Quinta condivisione che mi sento di farti, che è quello che stiamo facendo un po' noi, è quello anche di osservare e analizzare e valutare magari l'investimento in staking di valute stabili su protocolli che hanno assolutamente un senso, che possono essere centralizzati o decentralizzati, ma che hanno comunque una sostenibilità importante, o nel caso dei protocolli centralizzati, comunque delle assicurazioni che si possono stipulare e quant'altro. Perché? Perché sono interessanti e ci aiutano un po', sono un po' degli alleati in questo momento di inflazione, in quanto la media comunque dello staking che vediamo di stablecoin, quindi di criptovalute stabili che sono ancorate al dollaro o all'euro, principalmente al dollaro, è tra il 4 e il 10%, il che comprendiamo che a parità di inflazione riusciamo un pochettino a ponderare e a limitare i danni sulla liquidità che abbiamo in questo momento liberi, chiaramente con una diversificazione attenta su più protocolli, ma anche della liquidità. Se abbiamo 100.000 euro fermi, ecco, mettere 100.000 euro in stablecoin e staking non ha assolutamente senso a mio avviso, e quindi magari un 10.000 o un 20.000 potrebbe essere un ragionamento che un investitore in base alla propria conoscenza del settore può assolutamente fare. Quindi io chiaramente tutti questi non sono consigli finanziari, è quello che un po' facciamo noi per proteggerci dall'inflazione, però vogliono essere degli spunti che in base alla vostra propensione di rischio, alle vostre capacità, a come è strutturato attualmente il portafoglio, potete prendere in considerazione per approfondire e poi fare le vostre valutazioni. Però per me è un ottimo alleato questo strumento per poter proteggersi, appunto un po' diminuire i danni dall'inflazione. Ci sono protocolli di cui abbiamo parlato all'interno del nostro canale, anche per esempio Nexo, Celsius e via discorrendo, molto interessanti, quindi approfittane. Ora non so se qui comparirà un qualcosa da cliccare per andare per recuperarli, se no cercali sul canale, sono molto interessanti e possono essere un'opportunità. Consiglio numero 6, probabilmente banale ma importante da prendere in considerazione adesso che siamo iniziando e quindi abbiamo ancora tutto il tempo davanti a noi: aumentare i propri profitti. Quindi se in questo momento magari le proprie entrate arrivano da un'attività come lavoratori dipendenti o freelance o imprenditori, comprendere e chiederci come posso aumentare il mio salario, il mio stipendio e le mie entrate, e iniziare ad avviare delle azioni di marketing, corsi di formazione per farci percepire effettivamente come professionisti, aumentare le nostre skills per guadagnare di più. Quindi è vero che in questo caso i soldi fermi comunque stanno perdendo per via dell'inflazione, però io guadagnando di più e facendo magari un meccanismo spinto anche dal fatto che c'è l'inflazione, quindi ho un po' più di pepe al culo, ebbene comunque porto il mio patrimonio a crescere, a preservarsi quantomeno. E quindi è importante chiedersi come si può aumentare questo
questo momento le proprie entrate con quello che si ha già, ma anche valutare nuove opportunità, nuovi investimenti attivi, nuove attività laterali, attività extra per aggiungere al nostro reddito magari delle attività principali, perché magari siamo già arrivati a tappo con lo stipendio che possiamo avere, per 2 anni non può scattare l'aumento, non siamo in grado di ricontrattarlo, oppure siamo dei freelancer ma siamo a tappo per n motivi, siamo imprenditori altrettanto, possiamo in quel caso valutare di avviare delle entrate extra alternative distaccate da quello che è la nostra attività principale per aumentare i profitti. E quindi facciamo qualche esempio di investimento attivo interessante: iniziare a matched betting, comunque ti porta, se lo fai in maniera semplice, quei 2, 3, 4 mila euro all'anno in più, e poi puoi farlo anche in maniera scalabile. Ci sono persone che guadagnano 5, 6, 7, 8 mila euro al mese in maniera molto importante tramite profilazione e comunque attività più significative. Chiaramente in quel momento è un lavoro, però è un'attività scalabile, si può fare su più livelli, si può fare a livello molto easy, si può crescere. Altrettanto mi viene in mente iniziare, magari se si è interessati, appassionati, perché si hanno già delle skills a riguardo, a fare il cacciatore immobiliare. Quindi non so, magari siamo degli architetti, dei geometri, persone che sono già sul pezzo nel mondo immobiliare, possiamo pensare di iniziare a dedicare quell'ora al giorno a ricercare sul mercato delle opportunità da segnalare a investitori per ottenere indietro magari un compenso, una fee per ogni segnalazione fatta. E anche qua ci sono cacciatori immobiliari che guadagnano decine e decine di migliaia di euro ogni singolo anno, ogni singolo mese, quelli un po' più al top. E anche questa può essere un'attività molto remunerativa, molto interessante. Altra attività: avviare magari un business online, un business di infoprodotti, un business di affiliazione, avviare uno shop su eBay, su Amazon. In questo momento ci sono delle grandi opportunità dietro ad Amazon, che continua a crescere, continua a prosperare. Anche eBay, secondo me, inizierà ad avere una crescita molto importante, molto sottovalutato in Italia, ma sta crescendo in maniera significativa, sta facendo delle evoluzioni, quindi io vi invito a dategli un occhio, valutatelo. Ma ci sono migliaia di possibilità che si possono svolgere online, iniziare un'attività secondaria come social media manager, seguire delle piccole pagine Instagram e via discorrendo. Si possono fare tante cose, infatti, per aumentare i propri profitti, ed è sicuramente importante in questi periodi aumentare le proprie entrate. E infine, settimo e ultimo punto: sii creativo e analizza tutte le opportunità senza essere particolarmente scettico, senza andare a finire nei sistemi Ponzi, in cose strane, quelle lasciale a distanza subito, tanto ormai hai capito come si analizza e te ne accorgi in maniera molto rapida quando ti propongono porcherie. Però comunque sii curioso, sviluppa ulteriormente, soprattutto in questi periodi, appunto quando c'è incertezza, scambiarsi pareri, sviluppare il proprio network di persone, di imprenditori, investitori a noi vicini è importantissimo, perché nei momenti di incertezza sono quei momenti in cui nascono le migliori idee, i creativi sviluppano, evolvono e nascono opportunità clamorose. E quindi sono molto interessanti e molto importante, secondo me, essere creativi e aperti in questi momenti. Quindi sì, fare sempre networking, ma soprattutto in questi momenti il confronto è un po' più facile. Gli investitori, gli imprenditori ricercano un confronto: ma tu come stai facendo? Come stai facendo? Ho avviato quello perché, per questo motivo. Insomma, lasciamoci ispirare e facciamo networking, appunto, e siamo aperti di mentalità, ma anche creativi per comprendere quali possono essere le opportunità nascoste dietro magari a delle attività che possono diventare degli investimenti alternativi, e poi anche analizzare, appunto, degli investimenti alternativi può essere una buona soluzione per andare a mettere del valore in un sottostante. Investimenti alternativi, per esempio, mi viene in mente il vino, gli orologi, le auto d'epoca, il whisky, settore interessante dove serve competenza, però anche qua, allargando il proprio network, si può arrivare a persone competenti a riguardo, oppure si può avere una passione, la si sviluppa in un investimento attivo, e perché no, magari poi e investiamo in quel settore perché siamo appassionati, non so, di whisky, diventiamo esperti di whisky, iniziamo a investire, diventa sì un investimento, che poi magari possiamo aprire un blog sul whisky, sugli investimenti in whisky, diventare degli advisor su questo. Insomma, si aprono tante opportunità, e questo vuol dire essere creativi, quindi sviluppare tutto quello che può essere poi qualcosa di redditizio grazie alla propria competenza, alla propria passione
e alle proprie skills e al fatto di essere aperti appunto e creativi. E detto questo, questi sono i nostri 7 suggerimenti per difendersi dall'inflazione. Fammi tesoro, se ti viene in mente invece qualcos'altro, se c'è qualcos'altro che stai facendo e che ci è sfuggito, di cui non abbiamo parlato, condivido per piacere nei commenti, perché può nascere una bellissima chiacchierata sia tra noi. Io rispondo sempre a tutti, quasi a tutti, tranne chi mi insulta sotto i video contro i Ponzi, ma anche tra di voi come community possono nascere, secondo me, delle interessanti. Ecco, iniziare a fare networking già magari sotto questo video può essere bello. E poi, se non ti sei ancora iscritto, puoi accedere alla community Investiro qui sotto, tra i link. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!